sulle città metropolitane, siamo a buon punto. Sì, siamo a buon punto, siamo in quella che è veramente la nascita delle città metropolitane, che devono cominciare a lavorare come città metropolitane dal 1 gennaio 2015. Quindi noi come Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali accompagniamo la nascita, naturalmente dando tutto il supporto possibile e nella, soprattutto nella redazione degli statuti, qualora ci si richieda questo apporto, perché gli statuti non sono un atto burocratico, ma è veramente la scrittura di quelle che saranno le regole con cui partirà la città metropolitana. Quali saranno i primi effetti per i cittadini? La semplificazione innanzitutto e poi la riorganizzazione dei servizi, perché la legge dà alle città metropolitane quelle che sono dei poteri importanti per tutta l'area, non circoscritti al comune, quindi è da lavorare tutti insieme. Diciamo che le città metropolitane nasceranno bene quando saranno costruite da tutti i livelli di governo possibile, quindi dai cittadini, dai comuni, dall'area vasta, dalle regioni. Sì, ma in Sicilia ancora le elezioni per chi presiderà queste aree metropolitane, così come i consorzi dei liberi comuni, non ci sono, cioè siamo in ritardo rispetto alle regioni a statuto ordinario che andranno al voto presto. La legge è una legge che regola a livello nazionale quella che è la struttura dello Stato sui territori, quindi anche la regione siciliana naturalmente potrà recepire quello che ritiene positivo della legge nazionale, sempre nel rispetto di quella che è l'autonomia regionale. Quindi a livello regionale l'assessore dice che sta prendendo tempo in attesa che voi diate delle linee guida, in realtà? Oggi ne parleremo con il sindaco Bianco in pubblico, quindi il dibattito svilupperà anche questi punti. Area metropolitana e provincia, come la funzione provincia? L'abolizione delle province è una trasformazione, la legge, teniamoci alla legge. La legge dà quelli che sono i principi basi per la trasformazione delle province in area vasta, che diventano enti di supporto ai comuni per le funzioni che la legge attribuisce o per le funzioni che le regioni nella loro autonomia vorranno loro attribuire. Quindi diciamo che è già iniziata la vita delle aree vaste, perché non c'è stata l'elezione diretta, ma ci sono le elezioni e in questi giorni ci sono le elezioni di secondo livello, quindi vuol dire che sono i sindaci e i consigli comunali di quell'area a governare quella che è l'area dove loro stessi sono i sindaci, quindi il rapporto con i cittadini, e allora il rapporto con i cittadini si fa più stretto per quelle che sono le funzioni che verranno allocate alle aree vaste. Ministro, ci sono dei bambini disabili che non hanno sostegno eccetera per via dell'abolizione delle province. Diciamo una cosa chiara su questo, cioè a chi finiranno queste funzioni? Il cittadino, come dicevano i miei colleghi, a chi si deve rivolgere adesso? Non è per l'abolizione delle province che i disabili non hanno i fondi per poter proseguire. Ci sono stati dei tagli che sono indipendenti dalla legge Delrio, quindi le due cose camminano su binari differenti. Andare a risolvere questi problemi è indispensabile e necessario, quindi si sta ripensando fortemente a come risolvere i problemi economici, però l'attuazione della legge Delrio non va confusa con i problemi economici. Le scuole a chi passeranno? E la regione si è creato, se loro vogliono approfondire, l'11 settembre è stato approvato un patto ed è stato dopodiché conseguito un decreto, il DPCM. In questo DPCM, che è stato ampiamente condiviso con le regioni, si lascia ampia libertà alle regioni di allocare le funzioni ragionando insieme sia con il governo centrale sia con i sindaci. Il ministro Renzi si dice pronto a scrivere i paperi forti e a fare una riforma del lavoro. Un attimo che completo la domanda. La legge dà d'altronde delle precise funzioni all'ex provincia e all'area vasta, che sono quella delle scuole, quella delle strade e altre, la pianificazione territoriale e le pari opportunità. È naturale che queste sono funzioni che il singolo comune non potrebbe mandare avanti da solo, quindi è bene che sia considerato in un'area più vasta.